Un tizio verde trova una tipa in costume in spiaggia e vuole colpirla. Oggi vedremo come finisce questa storia. Arazzati o H? Cartelli. Beh, vediamo come va a finire. C'è lui che urla e lei che ha un ombrellino. E lui con questo lanciarazzi stra... Ah. Beh, vedremo tutti i momenti in cui il karma su Fortnite si fa sentire. Ma prima, ragazzi, vi chiedo assolutamente di scrivermi nei commenti qual è la volta in cui avete goduto di più su Fortnite. Tipo, non lo so, un vostro amico che vi prende in giro e voi lo distruggete. Oppure un nemico che sembrava forte ma in realtà era scarso. E già che siete nei la sorella che finisce sotto la scrivania e... No, quello meglio di no, nel dubbio lasciate un mi piace per ogni scrivania che avete visto nella vostra vita. Super Saiyan, bro! E non ho capito cos'è successo, beh, grande. È esploso. Questo ha distrutto due nemici, attenzione. Non si copre, non si copre, non si copre per restare. Adesso lei va la cecchinata, bro. Aia, attenzione, la vecchia ordine immaginariese. No, ma come? Non voglio crederci. Si può atterrare sulla testa di un tuo amico? Sì. Oddio, le ragnateline di Spider-Man. Questo voleva fare la clip e l'ha preso tutto in un posto. In gola. No. Allora, c'è Spider-Man che butta giù un nemico. Ma perché non builda? È vero, ha un sacco di materiale. Ah, guarda come sculetta. Ok. Tipo me in serata. È sul retro di un nemico. È morto. Non si sa come, ma è morto. Ok. Pesce. Squalo. Squalo pesce. Ma no, ma non è karma questo. Lui sta pescando tranquillo. Ma lo squalo la vuole smettere di andargli vicino? Oh, adesso deve morirci. Ma se ora... Ma gli alberi fanno più kill dei player, raga, su Fortnite Sbattaglia Reale. Vi ricordo che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Guarda questo alienotto pazzo incredibile. Pazzo incredibilmente morto, vorrei dire. Ma hai ragione anche tu. C'è una slurp in questa season? Sì. Cosa? Il fucile a tamburo? Non so. No, bro, guarda, c'erano anche i lanciarazzi. Ma no, ma c'erano no. C'erano anche i deltaplani. Ah, ma è una modalità. Ma ero confusissimo. Sì, sì. L'albero duro, dritto. Perché un albero tiene un altro albero? Che alberi? Nel dubbio lui è morto. Why are you running? Ronin? Ronin, dice il meme. Rampino. Grandino. Attenzione. Dentro fondazione. Attenzione fondazione. Spericolazione. Sì. Un po' laggante. Sì. Però bello. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo Spider-Man ha appena vinto la World fortissima. Hai fatto 25. Grande, bravo. Ok. Allora questa è la marcia. Qui c'è la marcia. Qui c'è la marcia. È la marcia del nabbo. Ok. Ah. La railgun. Un'altra marcia. È un pro. Sciutto. È un prosciuttone. Ma è morto anche lui, ma... Reagan. Hacker. È arrivato Darth Vader. Ah, è un iscritto di Shikokujin. Iscrivetevi. Mamma mia. Ah, ma dai, quanti applausi. Iscrivetevi perché si sono iscritti. Sono sicuro che chi è arrivato in questo momento del video ha schiacciato subscriviti. Lui lancia le splash contro gli alberi. È un ambientalista. Ed è morto. Questo non sa vita. Non ha materiali, che ansia. È arrivato a 160, livello 160, livello 160. È morto. Fortnite stagione meno 1, raga. Con le Mamma, sky base. Mi manca. Raga, vi sblocco un ricordo. Quando su Fortnite c'erano le piattaforme delle jump e addirittura a volte c'erano le piattaforme della morte in cui a caso i nemici si suicidavano. C'erano delle creepypasta su ste robe, raga. La piattaforma della... Un tempo c'era quel tipo, poi si è buttato e non è più tornato dai genitori. Ma vediamo questo tipo che rompe una pedana, una scala. Okay. Ma quanta vita aveva? Ah, c'era uno che stava salendo, poverino. Ah, è morto. È stato sniperato. Ok, ancora la season 1 del capitolo 3. Ma è morto con l'acqua.
È caduto in acqua ed è morto. Oddio, questa clip ha fatto un tributo. Bellissimo. Fortnite. No, non è vero, non Bellissimo. È questa. Dai. Che mazzata. No, Colombino, no. Oh, raga, mi fa troppo male vedere Colombino ora che è morto. È morto anche il player, però. Sì, ma Colombino. Ok, abbiamo Globimus. Voglio fare finta di niente su Colombino, perché sennò ci sto troppo male, non voglio. Anch'io, raga, un like, una lacrima per Colombino. Questo tipo ha ucciso tutti. Sta andando a prendere la schedina del suo compagno. Non si cura, anche se ha due succhi trangugi. Sta ributtando. Un cinghiale passa di lì. Ti prego, cinghia. Perché non hai bevuto il succo trangugio? Ci vuole un secondo a berlo. Che bello. Vabbè. Scasso. E questo invece usa i camion per uccidere i nemici. Cioè, io non ho mai fatto una kill col camion. Lui è un killer. Vabbè, poi se la prende pure comoda. Non e lo se so. La prende pure in quel posto, mi sa. Mi sa. Attenzione, vediamo un Mystic che spara un tipo che fa una scala, un muro, un pavimento. Scala, muro, pavimento. Ha usato fare una emote dopo aver ucciso una persona e si merita di morire. Giustamente. Ora questo. Sparali, sparali. Stava facendo la emote il nemico. Anche questo ci rimuore male. Oddio, quello lì era il vecchio capitolo. La gente non imparerà mai. Non bisogna fare le emote quando no, uccidi un nemico. No, porta sfiga. Cioè, anche lanciare le granate porta sfiga. Anche entrare nelle stanze e sparare in faccia ai nemici porta sfiga. Quando i nemici. Una railgun. Tutto porta. Era italiano. È morto. Pensione finale. Cioè, ma noi proviamo a dimenticarcelo. Ce lo sbattono in faccia così. Io mi sento male, ragazzi. Cos'è? Darth Vader. No, ragazzi. Come cavolo si permette? Ti prego, sì. Ti prego, uccidilo. No. Ti prego. Barrett. Bravo. Voglio vedere un 890 in headshot. Sì, cavolo, dai. Colombino vendicato. Doppia bananita. Vedi due banane ballare in giro, che fai? Le accarezzo. Ok, e cosa succede se le accarezzi? Lo vedremo in questo video. Si sbucciano. Ok, ho visto un pezzo di pelle salire. Che cattivo. Godo se viene investito. Cattivissimo. Godo, quanto godo, io godo. Mamma mia. Rischiaccialo, bravo. Probabilmente sono le uniche tre kill che ha fatto nella sua vita. Probabilmente questo è non vedevo un fortino così dalla season 1 capitolo 1, raga. Sì, aspetta che adesso. Aia. Oddio, questa è una skin OG della season 3 capitolo 1, raga. L'astronauticastico. Oh mio Dio. Isabella Invernale pusha quella col pigiamino. Ok. Bravo. Dentro. Adesso dalla finestra. Ah, mai stare vicino alle finestre, alle porte, ballare contro i nemici, salire sui camion, uccidere. Praticamente l'unico modo per non essere colpiti dal karma di Fortnite è non giocare. È ormai praticamente. Oddio, ti ricordi quando potevi andare sulla sabbia? Oddio, season 5 capitolo 2, raga. Lo facevano tutti. Mamma mia. No! Ha fatto due kill da morto questo. Io mi ricordo che okay, tipo quando. Ok, gli sta per finire la carra. No. Ed è morto. E abbiamo visto abbastanza karma anche per oggi, ragazzi. Mi raccomando, non siate cattivi su Fortnite e iscrivetevi al canale, altrimenti porta sfiga. Dovete iscrivervi. Vi ricordo anche di seguirci su Instagram perché mettiamo un sacco di karma positivo. E di seguirci anche su TikTok perché facciamo vedere i veri video su Fortnite, se sono veri o falsi. Tipo i trucchettini, vi diciamo se sono veri. I trucchi per l'ex, vi diciamo se sono falsi. E soprattutto seguite anche Fra sul sito Viola, perché si chiama Karma di cognome. Si chiama Fra Karma lui. Fra karma. Con karma. E per ora noi non possiamo fare altro che salutare e ringraziarvi, perché noi siamo nel prossimo video. Saluta. Bella.